al posto. Arriva papà P. Molto bene, gentilissimo pubblico, soprattutto carissimi bambini, buon pomeriggio e benvenuti al nostro spettacolo. Siamo qui per trascorrere un'oretta insieme in allegria. Abbiamo portato tante bellissime attrazioni, però non poteva mancare la sorpresa per voi, Peppa Pig, eh? Quindi solamente che io non la vedo in giro, vogliamo chiamarla al mio via, tutti assieme ad alta voce, Peppa Pig, così la facciamo arrivare. Pronti? Via! Troppo piano, magari è lontano, dobbiamo gridare più forte. Pronti? Via! Beh, quasi quasi ci siamo, eh? Facciamo tremare anche quell'albero lì. Forza, pronti? Via! No. Eccola qua, Peppa Pig è arrivata a scopa, eh? Allora, Peppa Pig, benvenuta, vai a salutare i bambini. Ciao, ciao! Ma guardate un po'. Peppa Pig si sposta in tutti i paesi per fare nuove conoscenze, vuole conoscere nuovi amici. Ciao ciao. Oh, che accolto con simpatia il nostro invito, Peppa Pig. Ciao ciao. 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 Oh, ai. Peppa Pig è l'amica dei bambini. Ok, vieni qua Peppa Pig. Allora, sei stata molto gentile nell'aver accolto il nostro invito, è puntuale come sempre, sei arrivata, hai salutato i bambini, adesso tu te ne devi andare perché noi dobbiamo iniziare lo spettacolo, ma dopo ritornerai ancora, vero? Ok, glielo facciamo un applauso bambini, eh? Mi raccomando, non ti andare troppo lontano, stai qui nella zona, vai! Oh, beh, via! Abbiamo visto Peppa Pig. Adesso però vi voglio presentare lo spettacolo, quindi vi presento il prossimo. Cosa fa questo qua? Oh! Ma te ne rendi conto che sto presentando lo spettacolo, tu arrivi con la tua tromba e disturbi? Vai fuori! Avete visto? Io presento lui arriva come se niente fosse. Vai fuori, non farmi arrabbiare, fuori! Oh, poi se mi fa arrabbiare mi conosce, io poi non... Allora, come ho detto prima... Fagiolino, vieni qua. Allora, io voglio far vedere ai bambini un gioco di magia, ma se tu continui a disturbarmi non lo posso fare. Mi prometti che sei buono? Ok. Allora, un attimo che prendo questa lavagna. Bambini, attenzione, eh. Sposta indietro questa seggiolina così, indietro. Alzala magari un po', così, bravo. Ecco qua. Allora, qui avete visto, ho portato una lavagna, quindi a questo punto avete già immaginato. Voglio guardare posso fare prima il mio gioco di magia perché sono un mago? Ma cosa sai fare? Tu sono sei un mago! Va bene, fammi vedere, forza! Un attimo che mi tolgo la giacca! Si toglie la giacca, mi farà vedere lui un gioco, è mai saputo che sapesse fare i giochi. Mettila su una seggiola. Cosa fa? Fammi vedere. Sì, è proprio idiota così, non fateci caso, eh. Ma come pretendi di appendere una giacca su di una lavagna? Perché? E me lo chiede anche. Perché non c'è un gancio, non vedi che la parete è liscia? Vuole un gancio? Ci vorrebbe un gancio, se c'è un gancio lo puoi appendere, se no no, va a mettere sulla sedia. Ma cosa c'entra quel gancio? Non è possibile. Fagiolino. Va bene, dai, io ti aiuto nella presentazione. Pallina vuota. Pallina vuota. Mani vuote. Cappello vuoto. Testa vuota. La tua testa è vuota. Copro la pallina con il cappello. Ok, adesso?
Adesso dirò la formula magica e dovrò prendere la pallina senza toccare il cappello. No, un momento, calma, calma. Se ho ben capito, devi prendere la pallina senza toccare il cappello. Senza toccare il cappello. Io ho i miei dubbi, ma se riesci a farmi vedere questo gioco, riceverai un grossissimo applauso da parte del pubblico. Allora. Parole magiche. Ciribi, ciriba, sto capisso e baccalà. Ma... Rum, marsale, graffa, un accidente di pispa. Oh, ma è finito? E uno, e due, e tre, gioco fatto, è riuscito, grazie. Come gioco fatto è riuscito? No, 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 momento, momento, fermola. È riuscito il gioco? Sì. Non ti muovere, perché di te non mi fido. Voglio controllare io personalmente. Infatti, dov'è la pallina? Bambini, ho preso la pallina senza toccare il cappello, grazie. Fagiolino, non lo sopporto, Fagiolino, eh. Mi prende.